Amici miei, che grande entusiasmo oggi, Milan-Venezia, quarta di campionato, abbiamo due punti soli, no, per informazione abbiamo due punti soli, e ci sarà da bestemmiare anche oggi, lo dico, ci sarà da bestemmiare anche oggi, magari poi mi sbaglio, ma io dico che ci sarà da bestemmiare anche oggi, mi auguro di no, ma secondo me è così. Ovviamente queste sono state due settimane dove 9 notizie su 10 riguardavano il Milan e quelle... non vuole rinnovare, quello non vuole venire, quello è a rischio. Tutte queste cose secondo me futili, cioè io che in realtà non leggo nemmeno, cioè io guardo i titoli, mi faccio mezza risata, anche perché poi ci sono quelle pagine Instagram e Facebook che lasciano i titoli a metà, no, attenzione, nuovo colpo, dice di no, quelle cose lì proprio tiro uno scureggione e vado avanti, ve lo dico perché a me queste cose veramente mi fanno ridere non poco, queste pagine diciamo a chiappa click. Oggi ragazzi, io ve lo dico, oggi è il Venezia, io con tutto rispetto che posso avere, Venezia è la squadra con le maglie più belle della Serie A, già ve lo dico, mi piace un casino le maglie di Venezia, però tolto quello, io seriamente ragazzi, con tutto il bene di questo mondo, io col Venezia voglio vincere, e vincere non mi stupirebbe neanche più di tanto, perché ragazzi, ripeto, è il Venezia, se tu vuoi lottare neanche per lo scudetto, ma per andare in Europa, tu col Venezia, in casa, devi vincere, non ci sono cazzi che reggano. Abbiamo una media di 2 gol presi a parte, vediamo se oggi riuscite almeno a salvarvi la dignità. Non voglio dire riuscire a vincere 6-7-8-0, però vabbè, già farne 3 è difficile, però salvarvi la cazzo di dignità, solo quello. E poi ripeto, è il Venezia. Detto questo ragazzi, vado a chittarmi un secondo e torno. Ragazzi, mi dovete far veramente ricredere. Io sono contento che giochi Abraham. Operazione di mercato geniale, ma secondo me fatta col culo, perché uno come Abraham, almeno fissare un diritto barra obbligo di riscatto, perdonate la ripetizione, era d'obbligo. Tu hai voluto fare questo prestito secco, così se un giorno tutti vuoi comprare Abraham, te la prendi nel culo, perché giustamente a Roma ti sparerà il prezzo a 580 milioni. Oltre a questo, io secondo me in coppia con Morata ce lo vedrei pure. Un'altra cosa che mi fa ridere è che per tutte queste 2 settimane Teo e Leao in panchina di nuovo punizione sono titolari tutte e 2, quindi c'è veramente la gente che fa questi articoli, dovrebbe subire una diarrea fulminante istantanea, e lo so, sarò anche cattivo, ma io la penso così. Fonseca ha detto: il Milan lotterà per lo scudetto, vedi di andartene sonoramente a fanculo, grazie. Batterà il Venezia. Vediamo se riusciamo a prendere gol dopo 2 minuti anche oggi. Sapete, io ormai non ho più fiducia in voi. Dopo 3 giornate non ho più fiducia in voi. È bruttissimo da dire, lo ammetto, però è la verità nuda e cruda. Io non ho più fiducia in voi. Fischi? Oh. Fischia. Si inizia. Inizia Milan-Venezia. L'ultimo anno in Serie A del Venezia finì 2-0. Fecero gol Selemakers e mi sembra Gabbia, se non vado errato. No, non me lo ricordo. Lo devo googolare, scusate. Selemakers un cazzo. Fecero gol Brahim e Hernandez. Non so perché Selemakers. Leao scatto. Riesce a bloccarlo. Primo scatto e prima cagata. Hernandez ha fatto qualcosa. Bella. Leao dentro. Gol di Hernandez. 1-0 dopo un minuto e mezzo. Autogol del portiere. Sì, ragazzi, la partita è lunga. Io ormai non mi meraviglio più di niente. La partita è lunga, ha fatto gol in Milan, ok, ma la partita, ripeto, è lunga e io non mi meraviglio più di niente. Autogol del portiere, palese. Palese autogol del portiere. Gran giocata di Leao, però la partita è lunga. Siccome avevamo sbloccata anche a Roma dopo pochi minuti, aspettate, perché siamo nella merda. Siamo nella... non so se siete coscienti che siamo nella merda. E questo gol, in mezzo a tutta la merda che c'è, è nulla, è una goccia in un oceano sto gol. Datemi retta, io ho bisogno di certezze più concrete di un autogol del portiere, onestamente. Mi dispiace essere così, mi dispiace essere stronzo, mi dispiace essere cattivo, ma questo gol è nulla. Arrivata immediata la risposta dopo le critiche, le polemiche, le malelingue.
arrivata immediata, zio, ha fatto autogol il portiere. Che risposta immediata è arrivata. Toglielo, Crow, dai. E non voglio bestemmiare in live, ma mi ci costringi, cazzo. Immediata risposta contro il Venezia, cazzo. E già pressing super alto e Venezia a campo aperto, eh. Già si comincia dopo 3 minuti. C'è Fonseca, dopo tutte le stronzate che ha fatto, ha pure esultato a sto gol. Cazzarola. Coraggio c'hai, zio. Zampano, palla dentro. Già a fare cialtroni col Venezia. Dopo 5 minuti, già 3 cialtronerie abbastanza gravi in difesa. Io ve lo dico, da una settimana c'è il derby, che poi non lo vinciamo, è scritto che non lo vinceremo, ma manco lo pareggiamo. Però se vi va, se vi interessa, se per caso vi viene voglia, io suggerirei, dall'inutilità di questa sedia, che queste stronzate andrebbero un pochino evitate. Poi fate voi, siete voi calciatori, siete voi pagati, siete voi stipendiati dalla società. Io ste stronzate me le risparmierei, onestamente. Zampano. Io non parlo. Ve l'ho già detto che tra una settimana c'è il derby. Quante volte l'ho detto? 2? Questa è la terza. Tra una settimana c'è il derby. Guardate cosa avete fatto. Guardatela quanto sono alti. Quanto sono alti. Sto pressing alto del cazzo. Magari contro il Venezia funziona il pressing alto, perché funziona. Nicolussi Caviglia, buona palla per Oristanio. Oristanio, oh! Infatti lo fa partire, fa venire un brivido a San Siro, palla larga, non di molto. Tra una settimana c'è il derby, parte 4, la Champions League, vabbè, manco la calcolo tanto. Se giochiamo così in campionato, la Champions League, a parte i soldi, che cazzo vuoi fare? Vi ricordo che non vinciamo da inizio maggio, Milan-Cagliari 5-1, vi ricordo. Abram, Lotus Cheek, ce l'ha un po' di corsa, volendosi, Lotus Cheek, Reinders, buono. No, ok, non ha sbagliato Pulisic, no, se sbagliava sto gol per me Pulisic è rimorto. Cioè tu per me facevi la fine di Cerci, eh. No, non ha neanche toccato, ok, hai fatto un mega intervento difensore, posso dire che ti perdono. C'è d'angolo, Pulisic dentro, c'è un gol di qualcuno, gol di Gabbia al 16° minuto, gol di Gabbia. Ripeto che se vincessimo 6-0, io per il derby non sono tranquillo per un cazzo. Cioè, sono tranquillo perché so che ci batostano, cioè tranquilli, che sto rivalutando il 5-1 dell'anno scorso come risultato ottimo. Però una rondine non fa primavera. La prestazione prima del risultato, ragazzi. Anzi, le prestazioni prima dei risultati. Imparate ad analizzare le partite di calcio, questo è il gol regolare. Se sei una squadra forte, se sei una squadra che lotta per gli obiettivi alti, come hai dichiarato a inizio stagione, le prestazioni vengono molto prima del risultato. L'approccio, insomma, che San Siro si aspettava. Contro Venezia, cazzo a cazzo. Oristanio. Petto appoggia per Duncan. Reinders si va a riprendere questo pallone. Arriva dentro l'area. Reinders destro. Abram. Netto su Abram. Netto. Lo tirerà Hernandez, credo. Io ci vorrei vedere Abram sul dischetto. Questo è rigore, dai. Lo salta. Dovrebbe andare Pulisic sul dischetto. Ecco perché stiamo vincendo, c'è Di Francesco sulla panchina di Venezia. Vabbè, poveraccio, dai, con la Roma ha fatto delle cose strabilianti. Premessa, grande lavoro di Spalletti. E avevano anche una squadra della Madonna. Vabbè, 24° minuto, Pulisic contro Joronen, calcio di Rigoris. Joronen parte leggermente spostato sulla sua destra. Sti cazzi. Fischia di Marco. Breve, Pulisic 3-0. 25esimo. 3-0 gol di Pulisic. Non voglio fare il solito discorsino
del papà, però come ho detto all'inizio questa partita può finire anche infinito a zero. Il mio pensiero rimane quello, e prima che il mio pensiero cambi di strada ne dovete fare parecchia. Leao martellare a sinistra il Milan con Leao destro sinistro ancora lì sul destro. Nulla otto, ma stavolta non c'è nulla per Di Marco che era lì. Non c'è un altro rigore. Oddio, beh sì, in effetti a rivederlo a rivederlo. So già che se ci daranno sto rigore ricominceranno, vedete che li avete anche voi rigori para. 6.000 cazzate. Per 6 anni ricominceranno rigori col Venezia. A parte che sono netti, quindi sti cazzi. Vabbè, lo step on foot mi pare anche piuttosto netto. Vediamo un po' che dice l'arbitro. Rigore. Secondo rigore. C'è pure il cartellino giallo. Giallo per un giocatore belga che non provo neanche a pronunciare il cognome. Va Abraham su dischetto, dai. Abraham contro Llorone, sbaglialo, mi raccomando. Non mi sorprenderebbe. Arriva il fischio. Va Abraham. Parte Abraham. 4-0, 29esimo, gol di Tammy Abraham, sono contento per lui, primo gol in rossonero per l'ex Roma, 4-0, non commento, sto zitto, non commento. A me dispiace per lo shitstorm che riceverò, però lo faccio per un semplice motivo, perché poi un giorno vedrete quanto ho ragione in questo momento. Poi io sono il primo che si augura di sbagliarsi, e se sbaglierò vi chiederò scusa, prenderò una frusta e me le darò da solo. Ma in questo caso, ragazzi, io rimango fermo e categorico sulla mia posizione, mi dispiace. Comunque Venezia c'ha sto kink per i portieri finlandesi. Prima Manenpa, ora Llorone. Nel prossimo prenderanno Pucchi a fine carriera e lo metteranno in porta, sicuro. Oh, prendete gol anche oggi, mi raccomando, Ma poi Gabbia fare un fallo tattico al 38esimo sul 4-0. Ma poi! E beccarti il giallo! Con sempre la difesa alta, ovviamente, tutto sempre in contropiede. Cioè, ma che cazzo! Mi fate incazzare sul 4-0. Allora, al momento E che cazzo? Per me la partita finirà così. Finisce il primo tempo 4-0 per il Milan. Vabbè, onestamente una cosa così penso di non vederla da quel famoso Torino Milan 0-7 di maggio 2021. Vediamo che succederà nel secondo tempo, sicuramente a differenza dei secondi tempi vissuti nelle ultime tre partite, sarà un secondo tempo molto più rilassante, mi auguro. Evito il solito commentino, ci vediamo nel secondo tempo. Ci siamo, ragazzi. Vabbè, secondo tempo diventa amichevole sta partita. Batte Abraham, entrerà sicuramente in Morata, magari gli ultimi minuti. Vabbè, vediamoci sul secondo tempo. Moltizza di testa, poi Ampalo, scivolata regolare di Loftus-Cheek in mezzo al traffico. Dentro Leao, la parata di Llorone. Gli sbarra la strada. Sono entrato un tempo. Qui da evidenziare la giocata di Loftus-Cheek. Sì, e comunque io non voglio essere stronzo per l'ennesima volta, però caro Leao, sto gol va fatto. Non importa se è il gol del 5-0, però se ti capita un'occasione così contro il Liverpool o contro l'Inter, cosa fai? Fai così? Io vengo là, ti sparo. Sostanzialmente così funziona. L'atteggiamento sta pagando, perché insomma 4 gol in 28 minuti non si fanno casualmente. San Siro ha apprezzato, e come, calcio d'angolo per il Venezia. No, ha apprezzato San Siro, io non ho apprezzato un cazzo. Pulisic che torna a danzare quasi al limite dell'area del Venezia. Adesso entra dentro Leao, da fermo. Prova a metterla, deviazione doppia e verso Royal. Andato a lisciare, ma forse anche a controllare. Ma cos'è? Ma cos'è? Cos'è? Ragazzi, cos'è? La sensazione che ha il post infortunio, perciò credo la scelta sia andata più su quello, no? Porta
palla il Venezia con lo scatto profondo di Yeboah Dumbia la palla sul primo rimpallo. Busio Zampano sotto, abbiamo preso gol dal Venezia, azione del Venezia, e che cazzo, il gol pure dal Venezia sul 4-0 sotto le gambe. Io veramente non ce la posso fare. Sul 4-0 fai fare gol al Venezia, ma seriamente, c'è il derby tra una settimana e se giochi così, questo è il risultato girato che ne esce, girato, anzi 4-1 rimane. Matteo, sei la squadra che gioca fuori casa. C'è il derby! Niente, gol dal Venezia, incredibile. Adesso è un fallo. Grazie Luca, richiamato all'on-field review. Questo è un fallone. Questo è un fallo, direi, anche da rosso. Ah, fallo da rosso diretto di Nicolussi Caviglia, dai. Nicolussi Caviglia che spacca la caviglia Lotus Chic. Questo è rosso. Sì, questo è rosso, altro che gol. Ma che cazzo guardi il gol, zio? Il problema è prima. Che gol del cazzo, ragazzi. Al di là del fallo, che è proprio un fallo assassino, cioè come la donna che passa col SUV sul ladro. Però c'è. Questo è. Chiuso l'on field review. Cartellino. Gol annullato. Giallo, rosso. Cioè, giallo, ha dato rosso. Giallo. Questo è rosso diretto. Vabbè. Rimane l'incazzatura per la sbrodolata difensiva, perché il gol non ha niente a che vedere col fallo. Ora avesse fatto fare l'attaccante mentre tira, diciamo che la va bene, anche detto ci sta. Ma il gol non c'entra un cazzo con sto fallo, ragazzi. Cioè la dormita difensiva rimane tutta nuda e cruda. C'è il derby! Ah, c'è anche la Champions League, vi ricordo. Secondo me non avete capito in che casa siete entrati. Io ogni gol che si piglia mi incazzo. Che si vinca, che si perda, che si stravinca, che siamo primi, che siamo ultimi, che siamo in Serie B, che siamo ai mondiali, agli europei. Ogni gol io mi incazzo. Basta. Perché il capita, dopo i risultati ottenuti le prime tre partite, il capita non esiste più. Non esiste più qua il capita. Okafor. Punta Okafor. Tiri. Sterza va sul sinistro. Cross ad altezza. Oh, svuovo da lì. Tutti la stessa cosa. Zeroli. Entra. Sterza. Contro Sterza. Guarda. Si ferma. Quelli dell'altra Ora. Squadra. Testa dritta. Emerson vanno in porta. Non c'è cazzi. Dispiace dirlo, ma imparate un pochino. Okafor che va a puntare nuovamente Candela, ancora una volta a superarlo, il campo finisce. Ma ti puoi portare la palla fuori? Ma però, dai, ma vaffanculo, dai. Detto, dei dai. Nuovi entrati, soprattutto di un golletto nel secondo tempo potevate anche farlo, però. Vabbè. 4 gol in 28 minuti era comunque la risposta che il popolo rossonero voleva e si aspettava. No, non è la risposta. La risposta la dovete dare col tempo, con le partite, con le conferme, con le prestazioni. Lo volete capire che per cancellare le prime tre partite di campionato vi ci vorranno almeno 3 mesi? Vi rendete conto? Finisce qua. Milan vince lo scontro, salvezza. Andiamo avanti, ci vediamo per Milan-Liverpool. Sarà tutta un'altra partita. E vedrete tra Liverpool e Inter le legnate che prenderemo. Ci vediamo.